L'emorragia da sergente. Quando si accorse definitivamente di essere omosessuale, Angelo si scoprì anche più emotivo e proprio per questo più autoritario. Così iniziò il servizio di leva e il regime di truppa, aggravato dalla paura che la sua omosessualità fosse scoperta dai commilitoni. Questo gli maturò una vocazione al comando e l'abitudine di decidere ogni cosa ogni volta che poteva. Dal militare tornò addirittura con una blenorragia da sergente, che non cedette fino a quando non si ricoverò al Celio, dove lo rimisero in sesto. Tutti gli amici concordarono sul fatto che Angelo era tornato con un'anima casermesca e con la novità di sollevarsi la camicia per mostrare la cicatrice di una pallottola di striscio sul fianco sinistro che un commilitone gli aveva rifilato durante un turno di guardia. Addirittura Angelo si eccitava quando raccontava di avere avuto la blenorragia, che ostentava come una decorazione. Poi cadde nuovamente in crisi per la sua omosessualità e quello fu uno dei periodi peggiori della sua vita. Solo quando lesse questo brano giunse a giustificare non solo la sua vita, ma quella di tutti. Attraverso Pietro Ubaldi. Come potete credere che la vostra vita di dolori e di gioie fittizie e contrastate possa rappresentare tutta la vita di un essere? Non avete mai sognato né sperato qualcosa di più alto nella diuturna fatica delle vostre sofferenze e del vostro lavoro? E se io vi offrissi una fuga da queste sofferenze, una liberazione e un superamento? Se io vi aprissi uno spiraglio di un nuovo grande mondo a voi ignoto e vi permettessi di guardarvi dentro per il vostro bene, non accorrereste voi come accorrete a vedere macchine che divorano lo spazio, che solcano i cieli e che odono le lontane onde elettriche? Venite, io vi indico delle grandi scoperte che la scienza dovrà fare, soprattutto quelle delle vibrazioni psichiche, per cui è permessa a noi, spiriti senza corpo, comunicare con quella parte di voi che è spirito come noi. Seguitemi. Non è un bel sogno, non è un'esplorazione fantastica dell'avvenire, questa che io vi faccio. È il vostro domani.